Ero un bambino che amava tanto lo sport, amava tanto stare in mezzo alla strada e giocare con i propri amici del quartiere. E sin da bambino ho sempre avuto questo sogno in testa, che era quello di fare il calciatore da grande. Marchisio, nato a Torino, cresciuto in periferia, figlio di emigranti a Torino, la storia di Torino, un po' la storia anche della Juventus. Indossando quella maglietta, al posto di darmi un peso, mi dava come un'armatura, una protezione contro quello che c'era fuori. L'inserimento di Marchisio! Marchisio Claudio! L'opportunità di crescere innanzitutto da bambino a uomo, mi ha fatto conoscere un mondo incredibile e vivere con la maglia che uno ha sempre sognato, penso che non ci sia nessun sogno più bello da realizzare. Qua è dove inizia tutto. Nel 93, in questo centro sportivo, la Seasport di Corso Unione, c'era la possibilità di iscriversi a qualsiasi sport. Ti davano l'opportunità di, grazie a una scheda, di mettere la crocetta e scegliere lo sport che tu desideravi ed allenarti qua. Misi la crocetta, naturalmente era il calcio, nel pallone. E quindi iniziai subito in settimana ad allenarmi, si facevano due allenamenti a settimana, il martedì e il giovedì. Venni qui il martedì sera verso le 6 a fare allenamento, e proprio alla fine del primo allenamento mi chiamò l'allenatore e mi disse: "Guarda, da domani non ti allenerai più con noi perché inizierai con la Juve, ti ha visto l'osservatore, sei a fine, dopo la doccia vai da lui che ti daranno la borsa e tutto quanto e da domani inizi con loro". Quando scelsi di venire qui con i miei genitori c'era stata anche la possibilità di andare al Torino, perché anche in quegli anni il settore giovanile del Torino era uno dei più importanti in Italia e c'era la possibilità di iniziare il provino. Solo che quando tornai a casa con questa borsa, con lo stemma della Juventus e tutto il kit nuovo all'interno, subito dopo dissi a mio padre: "Papà, io con questa borsa qua e con tutte queste magliette bellissime non posso più andare di là a fare il provino, rimango qua". E da lì iniziò la mia carriera nel 93 nel settore giovanile della Juve e 12 anni dopo in questo campo qua iniziai ad allenarmi in prima squadra con Capello e tutti i campioni che ne facevano parte. Arrivo nel 93 nel settore giovanile ed esplode un ragazzo che si chiama Alessandro Del Piero. Il tuo primo idolo alla Juventus. Alessandro Del Piero. Anche perché io fino a 16 anni facevo la seconda punta, quindi alla Juve. Alessandro in quel periodo lì stava diventando il giocatore più forte a livello mondiale, perché comunque incominciava a vincere Coppa Campioni, Coppa Intercontinentale, si avvicinava al Pallone d'Oro, vinceva Scudetti a raffica con la Juventus, quindi era il mio idolo dove cercavo di prendere insegnamenti da lui guardandolo soltanto in videocassette o allo stadio quando andavo a guardare le partite. Quindi incominci a seguirlo in TV, a vedere i gol che fa e quindi cerchi di emularlo poi durante gli allenamenti, come ogni ragazzino nella sua crescita ha il suo idolo che cerca di emularlo. Eravamo molto piccoli, ma ci stavamo preparando con l'allenatore per andare in campo. A un certo punto cambiò la voce l'allenatore e ci disse: "Ragazzi, tutti in fila, preparatevi che sta arrivando il presidente". E fin lì sapevamo. Tutti conosciamo già Giovanni Agnelli, anche se eri un bambino. Prima lo immaginavo proprio come il presidente della Juve, non me lo immaginavo come il presidente della Fiat e altro. Quindi ero emozionato.
E lui passò davanti a tutti noi a darci la mano, con questa mano gigante rispetto alle nostre, che avevano le manine piccoline, che si presentò e andò via dicendo sempre forza Juve. Cominci tu, ci dici soltanto: sono Claudio Marchisio, sono nato a Torino e gioco alla Juventus da... Ok. 3, 2, 1, vai. Mi chiamo Claudio Marchisio, sono nato a Torino il 19/1/86 e questa è la 13ª stagione che sono alla Juventus. Qua è dove abbiamo incominciato a vincere con la maglia della Juve, campionato primavera, la Supercoppa italiana, dove c'erano i dirigenti della prima squadra, dove ci venivano a osservare. La prima partita che feci nel settore giovanile della Juve era nel 93 contro il San Luca, feci 5-6 gol. Mi ricordo che dietro alla rete c'era Roberto Bettega che venne a vederci. Io a fine partita gli chiesi l'autografo. Man mano che passano gli anni mi ritrovo Roberto Bettega dirigente della Juventus e proprio in questo campo qui, dietro a questa rete, i dirigenti della Juve venivano a vederci. Qui molte volte quando si riusciva a segnare o a fare un assist si veniva sempre qui a festeggiare proprio per farsi vedere, no? La passione per il calcio era veramente forte in quegli anni. E in camera avevo i poster di tutti i grandi attaccanti di quel momento. Mi ricordo Georges Weah, Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, Ronaldo quando arrivò all'Inter. Facevo l'attaccante, quindi per me era indispensabile andare a rivedermi le immagini e le cassette di questi grandi campioni, perché il mio ruolo era quello. Sono gli anni 90, gli anni del mondiale negli Stati Uniti, dove stavamo tutta la sera nelle strade per festeggiare quel grandissimo mondiale. U2, dai Red Hot Chili Pepper, canzoni molto importanti, particolari per me, che riuscivano ad aiutarmi nei momenti dell'adolescenza, nei momenti dove ti chiudi tanto anche in te stesso, non solo per il mio carattere ma anche per la vita che facevo, allenamenti tutti i giorni, tanti chilometri avanti e indietro con mia mamma in macchina, mi portava a stare tanto tra me e me, e quindi la musica è stata una parte importante. Dopo neanche un mese di allenamento con Vieira, con Emerson, imparavo in fretta da loro, dalle piccole cose, da come muovere il corpo durante in campo, durante alcune situazioni, quando ti attaccava l'avversario. E venivo a giocare qua con una serenità, una fiducia in te stesso, anche una sfrontatezza a volte rispetto agli altri, che ti faceva cambiare poi le partite. L'esordio per me significativo è stato qui in questo stadio, ed era il giorno del compleanno della Juventus, e quindi esordire così era perfetto. La paura no, ma l'emozione era forte durante il riscaldamento, perché il mister Deschamps non mi aveva fatto alzare come classica routine dei giocatori che vanno a riscaldarsi per andarsi a sedersi di nuovo, ma in realtà mi aveva detto: hai pochi minuti, scaldati che devi entrare. Quindi in quei minuti lì la tensione stava salendo. Parte tutto con l'anno della Serie B, con un grande rapporto tra i tifosi e la squadra e la società, perché bisognava ripartire tutti insieme. Sembrava che andasse sempre tutto bene, si partiva bene e poi a metà anno ci si perdeva, e gli ultimi mesi erano sempre un'agonia alcune partite, perché eravamo in difficoltà. In questo stadio ho fatto anche il mio primo gol tra i professionisti, che è stato contro la Fiorentina, dove Alessandro Del Piero mi fece un assist, uno dei
dei più belli, penso, della sua carriera. Lui ne ha fatti veramente tanti. Del Piero. Via Del Piero, in mezzo a quattro, che palla geniale! Marchisio! Claudio! Ma che palla geniale, geniale di Del Piero! Questa è giocata da golfista, eh? è un pat da golfista. C'è sempre una persona che poi ti rimane di più legata, non soltanto per gli aspetti del campo, quelli sportivi, ma anche fuori. Area per me è stato un esempio innanzitutto come professionista, ma anche come uomo, e mi ha dato una grossa mano a capire che cos'era il calciatore. Per me è stato molto importante a 360 gradi. Pareva contro l'Inter di Mourinho, una partita molto sentita, molto tirata. Partì tutto da un'azione rocambolesca dell'Inter nella nostra area, dove poi Gigi fece ripartire in fretta l'azione con la palla a Diego. Tanto qui vediamo Marchisio che attacca bene la profondità. Io seguì l'azione e arrivai qua. In una frazione di secondo ho dovuto fare un movimento con le due gambe per saltare Samuel, e nello stesso tempo arrivava Julio Cesar. Sissoko, poi Julio Cesar, palla ancora lì, Claudio, Marchisio, collasso di Marchisio. Lì è proprio la combinazione del movimento, delle gambe, tutto quanto è stato tutto perfetto, perché arrivai proprio col passo giusto per fare il cucchiaio a Julio Cesar e a segnare. E da lì tutto l'ossigeno, tutto il fiato che avevo finì proprio in quel momento, quando la palla toccò la rete, e corsi dietro ai cartelloni pubblicitari per andare a festeggiare con la curva. A un certo punto c'era Ale Del Piero che mi strinse forte al collo, col braccio, e lui, scoppiando anche un po' a ridere, mi disse: ma guarda, hai fatto un gol della Madonna, è stato bellissimo. Ed è stato forse il gol più bello della mia carriera. Con Andrea Agnelli è nato tutto così, cambia la società, quindi ritorna la famiglia nella Juventus, e proprio quando si parlava del mio rinnovo di contratto erano passati un po' di anni dove con la Juventus non tornava a vincere, la Juventus non tornava a essere protagonista in Italia e anche in Europa. E quindi quando eravamo insieme in sede a parlare del nuovo contratto, dissi questa frase qui: non voglio essere uno dei pochi giocatori della Juventus che non ha mai alzato un trofeo. E quindi penso che anche per lei valga così, perché anche i presidenti hanno vinto tanto. E quindi da lì scoppiò quel sorriso, quella risata insieme, che da lì invece poi è iniziato un ciclo incredibile. Camoranesi dentro, splendido il pallone, Claudio Marchisio. Le opportunità per lasciare la Juve ci sono sempre state, sin dal primo anno in Serie B. Fuori dall'Italia i campionati li ho sempre guardati con grande interesse, perché da amante del calcio, soprattutto anche della Premier, seguivo molto, soprattutto il campionato inglese, perché in quei tempi c'erano Gerrard, Lampard, grandissimi centrocampisti dove segnavano molto, dove erano grandissimi giocatori, dove sarebbe stato bello andare a mettersi in gioco anche in quelle realtà. Ma nello stesso tempo, proprio forse perché i primi anni della mia carriera sono stati personalmente belli per me, perché avevo raggiunto il mio obiettivo, quello di diventare un calciatore della Juventus, ma nello stesso tempo dentro di me mi rimaneva sempre quel vuoto, che era quello di non aver mai vinto. E quindi quello mi ha legato tanto poi anche alla società e alla mia carriera qui a Torino, perché volevo vincere. E poi, dopo che hai scoperto di come si vince, non ti stanchi più, hai sempre voglia, e quindi ho sempre continuato. Tragitto lunghissimo che ho fatto per tanti anni da casa per andare al campo. Avrei potuto scegliere come mezzo la bicicletta per andare al campo, solo che con tutti i tifosi che c'erano fuori non sarebbe stato facile poi entrare, o comunque mi avrebbero seguito. La cosa comoda era durante le trasferte, che quando si era tardi dalle partite di Champions o anche di campionato,
e che la mattina potevo dormire sicuramente di più rispetto ai miei compagni, perché ci impieghiamo 45 secondi ad arrivare al campo. Questo centro sportivo comincia ad avere già una bella storia, per fortuna molto più vincente che il contrario, ma all'inizio non è stato semplice. Siamo arrivati qui in un centro nuovo in anni non facili per tutti, sia da parte della società, da parte dei giocatori. Doveva riformarsi un gruppo vincente, doveva riformarsi una società forte, riformarsi una Juve forte in generale, non soltanto in campo ma anche fuori. I due anni del settimo posto sono stati gli anni sicuramente più difficili, anni dove non soltanto con Gigi, con Alessandro, anche con Camo e tanti altri, erano pomeriggi difficili perché cadi in domenica, in periodi dove per mesi pareggiavi, perdevi con squadre che lottavano per la salvezza, non avevi un equilibrio generale. E mi ricordo un pomeriggio dove Pavel Nedved tornò negli spogliatoi dopo l'ennesimo pareggio e incominciò a prendere a calci tutti gli armadietti dello spogliatoio. Ti faceva capire dove, che poi quello fu l'ultimo anno anche di Pavel, dove chi era abituato a vincere, chi era abituato a determinate partite, ad essere forte con ogni avversario, ti faceva stare male dentro, ti mangiava l'anima. E quelle sono poi immagini che ti rimangono dentro, perché anche nei momenti peggiori vedere un campione che è in difficoltà ti insegna lo stesso a ritrovare la strada, a ritrovare lo spirito per tornare a vincere. È una cosa importante, perché quando poi tu le hai dentro, le hai vissute e puoi raccontarle nel momento dove sì, stai vincendo ma c'è il rischio che puoi cadere, e allora sono quei campanelli di allarme che grazie alla tua esperienza puoi aiutare compagni nuovi che sono appena arrivati, che non conoscono il mondo della Juventus, dove anche se un'annata può andare storta, ogni domenica devi andare a vincere lo stesso, anche se sai che quell'anno lì non avrai possibilità di vincere il campionato o una coppa. E anche nelle difficoltà, anche gli anni negativi ti portano sempre a un insegnamento. Marchisio con il destro, la palla ancora viva, Marchisio! Claudio Marchisio! Ogni scudetto, ogni coppa vinta ti regala delle emozioni nuove e sono tutte diverse, dal record dei punti al primo scudetto, o a quello dove hai fatto più gol, o a quello dove sei stato protagonista in altri modi. Però alla fine il primo scudetto è stato il primo trofeo vinto, e quell'emozione lì è la più pura di tutte, perché prima io non avevo mai vinto. E quindi quella rimane la più grande emozione. E questa maglia fa sempre un grandissimo effetto vederla qui. Fa tanto effetto non tanto per quello che rappresenta a me, per quello che ho vissuto qui, per quello che ho vinto, ma perché so che questa maglia è importante per i ragazzi che passano di qua, perché desidero che a loro gli possa trasmettere tutta il sacrificio, la forza e l'amore per questa maglia e per questo sport, per poterli un giorno vedere anche loro a questi livelli, a gioire come queste immagini, perché poi alla fine il percorso che fai di crescita in questo sport, come in tutti gli sport, lo si va a concludere con queste immagini, perché queste immagini racchiudono
tutto il lavoro fatto in un'intera stagione, il rapporto con i compagni, lo spogliatoio, i momenti positivi, i momenti negativi, e lo si vede poi dai volti, momenti di gioia che racchiudono tutti i sacrifici fatti durante un anno da tutto il gruppo, da tutti insieme, e questo poi è il potere che ti dà la squadra e la maglia. Ancora per Marchisio, posizione regolare, Marchisio! Claudio Marchisio! Una delle più grandi emozioni della mia carriera, perché comunque è stata la prima finale di Champions, e una finale di Champions ti lascia tanto, vale tanto, e subito sono sempre abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno, uno dice comunque era stata una Champions che non era così facile, il fatto di arrivare in finale quell'anno, per il percorso che c'è stato, per la squadra che eravamo, e quindi guardavi il bicchiere mezzo pieno, per cui dici comunque siamo arrivati in finale, siamo andati a giocarcela col Barcellona. Ora come ora, ripensandoci, forse è la delusione più grande che ho avuto con la Juve. Poi la Champions è stata, almeno fino adesso, è stata l'unica cosa che manca a un ciclo così vincente. Se andiamo a rivedere tutti i cicli più importanti del mondo del calcio, sono sempre arrivati a vincere la Champions, e quella è quella che è mancata. Forse più della finale, sicuramente più della finale dell'Europeo con l'Italia. Questo infortunio di Bello non ha niente. Vedo anche molti uomini della panchina che cambio, sono preoccupati. Cambio. La parte più importante in realtà è la famiglia, i figli, la quotidianità che vivi in casa. La squadra ti sta vicino e ogni giorno sai di avere il loro appoggio, ma nello stesso tempo chi non è infortunato pensa al presente, pensa a scendere in campo, pensa ad andare a giocare ed è preso giustamente dal lavoro che deve fare con la squadra. Il grande aiuto ce l'hai quando torni a casa, quando sei veramente in un momento dove ti stai allenando tanto ma sei stanco e non vedi ancora i miglioramenti che ti aspettavi, e la famiglia, le persone più care a te che ti danno la forza di superare quei momenti. Sei nato a Torino, mai stato del Toro? No, mai, non lo sarò mai. Sempre tifoso juventino, anche perché in tutta la mia famiglia sono tutti juventini, quindi sono nato proprio in una famiglia juventina. La vivi da torinese e da tifoso, quindi l'ho sempre vissuta sin da bambino, prima con la famiglia a vederla negli stadi e poi in campo nel settore giovanile fin su a crescere. Sono cose che puoi sentire soltanto se giochi e cresci nella stessa città, come è capitato con Daniele De Rossi con la Roma. È sempre stata per me una rivalità molto forte, ma sempre sana, sempre con grande rispetto di una squadra e di una tifoseria che sono legate in maniera molto forte. Come e dove ti vedi nel futuro? Spero di vedermi sempre qui alla Juventus. Sono molto attaccato a questa maglia, sono 13 anni qui. Questa comunque è la prima stagione, alla fine in prima squadra, quindi nel professionismo. E spero di vedermi sempre qui, perché sono molto attaccato alla società, a questi tifosi, alla maglia e a Torino stessa, che mi piace molto abitarci. Lo stadio per me mi ha regalato tantissime emozioni, a me come a tutti i miei ex compagni, ai giocatori che ci sono adesso, ai tifosi. Uno stadio dove sin dal primo giorno, anche dall'inaugurazione, eravamo tutti impressionati dalla bellezza dello stadio, ci guardavamo intorno di avere questa nuova casa. Buon pomeriggio a tutti. Avrete immaginato il perché vi ho chiesto di venire qui quest'oggi, perché ho preso la decisione di ritirarmi. Vorresti dare sempre tutto te stesso, vorresti essere quello che sei sempre stato, ma poi alla fine devi ragionare veramente tanto con quello che ti senti dentro, e se non puoi dare
quello che hai sempre dato a quel livello lì, allora era giusto arrivare a questa decisione. Dentro di me sapevo che non potevo rispettare quello che è Claudio, che è quello che voleva dare sempre tutto se stesso a un certo livello, come è stata tutta la mia carriera. È giusto ora staccare da questo pezzo importante della mia vita, della mia carriera, e prendermi un po' di tempo con la mia famiglia e pensare poi al mio futuro. In tutto ciò ringrazio ancora tutti quanti, voi che siete qui ad ascoltarmi, a tutte le persone che hanno vissuto la mia carriera e che mi hanno regalato tanto. Grazie. L'errore da non commettere. Dove? In tutti i sensi. Non montarsi la testa e rimanere sempre umili.